Collegio Ghislieri è stato fondato nel 1567 dal Papa Pio V per favorire gli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi. Già dal Settecento il collegio è uscito dal patronato della famiglia Ghislieri per entrare in quello delle case regnanti che si sono susseguite sulla Lombardia, e quindi prima gli imperatori austriaci, poi il Regno d'Italia e infine la Repubblica. E infatti il Presidente della Repubblica è il nostro alto patrono. Coerentemente con la sua origine, il collegio ammette gli alunni per frequentare l'Università di Pavia sulla base di un concorso pubblico con prove sia scritte che orali. Molti posti sono gratuiti e potrebbero anche essere tutti gratuiti in un anno, perché la gratuità dipende unicamente dalle condizioni economiche dei candidati. Attualmente ospita 180 alunni e alunne da tutta Italia e anche per tutti i corsi di laurea e corsi di studio. Ma il collegio svolge anche una intensa attività culturale, come dire, in proprio, attraverso conferenze, seminari, corsi interni, workshop di vario genere, anche orientamento post laurea al lavoro, varie forme di coaching e di tutorati, sempre su tutti i campi, come dire, del sapere. E cosa molto importante, molte di queste, per non dire tutte, queste iniziative sono proposte dagli alunni stessi, cosa che noi riteniamo di particolare rilevanza. Altrettanto importante, direi, da sempre il collegio coltiva scambi con l'estero e con istituzioni importanti, sia come collegi a Oxford, a Cambridge, a Monaco e talora anche con università come l'Università di Mainz o l'Università dell'Oregon negli Stati Uniti. Noi naturalmente, per svolgere poi la nostra attività interna, abbiamo adeguate strutture come aule, anche con attrezzature multimediali, e un'importante biblioteca, forse la più grande biblioteca privata d'Europa, con oltre 100.000 volumi. Naturalmente ci sono poi quelle strutture tipiche di un collegio, come l'aula con i computer, un'aula musica e aule con giornali di ogni tendenza e riviste. Dal punto di vista residenziale, il collegio offre solo camere singole, molte con bagno, e naturalmente la pulizia, il cambio della biancheria settimanale e anche un servizio gratuito di lavanderia. Nel nostro refettorio gli alunni possono mangiare 7 giorni alla settimana con i 3 tradizionali
pasti della colazione, del pranzo e della cena. Ma ci sono anche a loro disposizione delle piccole cucine nei vari piani del collegio stesso. Da un punto di vista delle attività sportive abbiamo una bella palestra e un campo esterno multifunzionale, con un bellissimo giardino. All'interno c'è poi una sala televisione e persino una sala con il biliardo. Abbiamo sviluppato di recente anche un'attività rivolta al dopo laurea ed anzi abbiamo ora un distinto collegio chiamato di Ca' della Paglia per la località in cui si trova, che è proprio diretto ad ospitare specializzandi, soprattutto in medicina, dottorandi e anche studenti internazionali. Anche qui ci sono borse di studio e la struttura è un po' diversa anche in considerazione dell'età degli alunni, cioè si tratta di una quarantina di monolocali del tutto autonomi in cui appunto gli alunni possono avere forse anche una maggiore autonomia.